Buongiorno a tutti, oggi affronteremo l'argomento della comunità energetica rinnovabile che sta sempre più prendendo piede nella nostra nazione e che è foriera di notevoli benefici un po' per tutti. Ne parleremo con il dottor Alberto Merendiani, direttore generale di ALMER, società ingegneristica specializzata nella costituzione di questa entità. Dottor Merendiani, cos'è una comunità energetica? La comunità energetica è una grande opportunità, prima di tutto, derivata da quelle che sono già delle direttive europee, la RED 2 2018-2001, che è una direttiva europea che è stata recepita dall'Italia recentemente, prima col decreto multiproroghe del 2018, 162-2018, e recentemente con tutti i decreti attuativi e legislativi, non ultimo l'ARERA 2727 che va a definire quelle che sono proprio le caratteristiche fondamentali che deve avere una comunità energetica piuttosto che un gruppo di autoconsumo. Quali sono i vantaggi, i benefici, ma soprattutto gli incentivi che verranno riconosciuti a questa opportunità per oltre 20 anni? 20 anni è un bel periodo temporale, però ci dica di più appunto quali sono, come si costituisce la comunità energetica e quali sono i vantaggi. Innanzitutto la comunità energetica o gruppo di autoconsumo è un soggetto giuridico, vale a dire che è un'associazione o una cooperativa o addirittura un'impresa di capitale, il cui scopo principale è quello di produrre energia da fonti rinnovabili, consumarla e soprattutto condividerla. Difatti, in questa normativa che è stata introdotta e recepita, è stato introdotto un concetto che è quello della condivisione virtuale dell'energia. Vale a dire che una comunità energetica proprietaria di un impianto di produzione, facciamo l'esempio di un impianto fotovoltaico, produce energia elettrica, viene autoconsumata fisicamente, quella non utilizzata viene immessa in rete. Il concetto di utilizzo dell'energia virtuale va a beneficio di tutti i membri o soggetti della comunità stessa che vi partecipano, che la possono utilizzare nell'unità di tempo. Molto interessante, ma quindi come viene amministrata la comunità energetica sia per quanto riguarda l'utilizzo dell'energia vera e propria che proprio a livello amministrativo e finanziario, diciamo? Ecco, qui entriamo in quelle che sono le cose più delicate e complicate nella gestione di una comunità energetica. Si parte soprattutto all'inizio nella fase di simulazione e progettazione di una comunità energetica. Quindi si vanno a valutare quelli che sono tutti i profili di consumo dei singoli partecipanti e membri, ma soprattutto si va a dimensionare in maniera equilibrata il consumo assieme alla produzione. Questi due elementi fanno sì che il GSE, che è l'ente normativo erogatore degli incentivi, vista l'equilibrio della comunità energetica, dia il consenso all'erogazione dei benefici economici alla stessa comunità energetica. La comunità energetica, abbiamo detto, è un soggetto giuridico che è costituito da almeno due soggetti, un produttore di energia e un consumatore. Questi possono essere sia delle strutture o enti amministratori comunali, quindi possono essere i classici amministrazioni di paese, piuttosto che PMI, quindi aziende di produzione artigiane e commerciali, quindi manifatturiere, e naturalmente il soggetto privato. Quindi anche l'utente privato può partecipare a questa comunità energetica. Attenzione, sono state definite due caratteristiche fondamentali. Questa che ho appena descritto viene chiamata comunità energetica. Il gruppo di autoconsumo invece è una realtà parallela alla comunità energetica stessa che è costituita in maniera semplificata da un condominio. Quindi abbiamo un edificio ben definito con il suo impianto fotovoltaico. La produzione viene condivisa all'interno degli stessi condomini. Questo è un gruppo di autoconsumo collettivo. Così come anche può essere un gruppo di autoconsumo collettivo un'associazione di aziende che si consorziano per produrre e condividere l'energia. La ringrazio per queste
prime nozioni basilari che ci ha dato, che permetteranno a chi ci guarderà di iniziare a farsi un'idea. Nella prossima puntata andremo ad approfondire ulteriormente questi concetti per riuscire a trasferire al grande pubblico delle nozioni difficili ma molto molto importanti per l'autoconsumo, per il risparmio energetico e per far abbassare le bollette di tutti noi utenti. Assolutamente, questa è proprio una delle caratteristiche fondamentali, che sono le opportunità delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo. Quelle ovviamente di dare dei benefici sociali, ambientali ed economici.